Manca sempre meno l'inizio del nuovo anno scolastico e i problemi si moltiplicano. A mancare è il 50% dei docenti, nonostante i 150.000 supplenti e le assunzioni. E ci sono ancora più incognite legate al nodo contratto. Il rinnovo contrattuale è una trattativa che va avanti ovviamente da tantissimi anni. Nell'ultimo anno, con il ministro Bianchi, tutte le organizzazioni sindacali hanno fatto sciopero generale. Era partito che il ministero proponeva ovviamente cifre appunto a tre zeri, qui stiamo parlando praticamente di pochissimi euro a disposizione. Il problema è riscontrato anche da Laura Valenti, CGL. Mancano veramente 10-12 giorni all'inizio dell'anno scolastico e comunque tante sono ancora le criticità che si devono risolvere. Diciamo che in questi giorni si concluderà il 20 di agosto le operazioni per le immissioni in ruolo nella nostra provincia di 42 collaboratori scolastici, 13 assistenti amministrativi e 4 assistenti tecnici. Concedetemi, è veramente una goccia in mezzo al mare, perché se penso al lavoro dei collaboratori scolastici. Nel mondo della scuola cremonese il caos è avvenuto anche dopo la pubblicazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per gli anni scolastici 22 e 24, piene zeppe di errori. Abbiamo una situazione in cui ci sono graduatorie senza titoli di servizio aggiornati, sono praticamente gli stessi di 2 anni fa. E oggi i docenti hanno concluso la scelta delle preferenze delle sedi per il prossimo settembre all'oscuro. I rapporti poi con l'ufficio scolastico sono ridotti all'osso. Parlo ovviamente per la mia organizzazione sindacale, non c'è comunque una sinergia, ecco, una collaborazione. Molto spesso le comunicazioni ci arrivano soltanto tramite mail, spesso dobbiamo praticamente soltanto prendere atto.